Avete visto cos'è in questo momento l'altopiano di Asiago? Come non si può essere innamorati di una terra così, perfino l'arcobaleno. Per generazioni e generazioni questa era la nostra vita, questo era tutto il mondo, si esauriva qui, ma era sufficiente perché la vita era meravigliosa. Semplice, frugale, ma stupenda. Felicità è famiglia, è lavoro, è amici. E mi fermo qui. Le parole chiave sono Alberto, Enrico, Giovanni, che sono i miei tre figli. Però nel lavoro, al di là di questo, direi l'animo combattivo, la coscienza che la lotta deve essere quotidiana e che nella lotta che l'uomo diventa nobile. Poi forse la parola anticonvenzionale, perché l'anticonvenzionalità significa guardare le cose da una prospettiva diversa, rivoluzionare il punto di vista. La lungimiranza, cioè il proiettare i propri progetti sul lunghissimo termine, che significa non lavorare per ottenere dei vantaggi immediati e magari molto spesso effimeri, ma avere la capacità anche di aspettare che i risultati maturino. Ho trovato una piccola quercia di seme, un Quercus robur. Questa potrebbe diventare alta 30 metri con delle fronde meravigliose. Allora questa è di seme, qui non avrebbe spazio per crescere, la prendo e la porto in un altro luogo dove potrà crescere liberamente. Pensare in grande è avere il coraggio di andare a fare le cose dove riescono meglio, vedere tutti gli ostacoli che sono in mezzo e ciò nonostante prendere in mano la situazione e con la grinta non mollare e superare queste difficoltà. Se dovessi incontrare un ragazzo che ha voglia di fare il nostro mestiere, gli direi subito, fallo subito, perché è il più bel mestiere del mondo. Gli direi apriti a nuove formule, le nostre potenzialità sono infinite e il mondo è solo lì che aspetta che noi arriviamo e facciamo bene quello che sappiamo fare. Questa è la piantina che abbiamo trovato più sotto, è questo piccolo rovere di seme e lo sto trapiantando qui sul ciglio di questo piccolo sentiero. Ma il denaro è ovviamente uno strumento necessario per poter vivere, per sentirsi sereni, per essere sicuri, per assicurare la propria famiglia, i propri cari. I nostri vecchi con molta intelligenza ci insegnavano che il segreto dei soldi è quello di non averne bisogno. Sarebbe bello arrivare a questo. Ne mettiamo un piccolo tutore. Poi magari quando saranno grandi, saranno loro a sostenere noi. Allora ci diamo appuntamento fra 30-40 anni per vedere cosa ne è uscito. Il lusso più grande è il tempo. Forse dopo tanti anni sono riuscito ad avere qualcosa che covava da sempre. Il sogno fin da quando ero ragazzo è adesso diventato una necessità per muovermi su queste strade senza rovinarle. Ed è questa meravigliosa automobile che è la quintessenza della semplicità. Con questa compagna vorrei fare il giro in tutta Europa. Devo riuscire a convincere mia moglie, ma sono già a buon punto. Pronti a tutte le sfide possibili, paura mai vuda, basta avere idee chiare.